Vince ragazzo, figli della seconda volta che giriamo la reaction. Perché? Perché non abbiamo salvato l'audio. Mannaggia al cazzo. Spoiler, la canzone già la sappiamo. Spoiler, il pezzo è bello. Andiamo a vederlo. Andiamo a sentirlo perché ma non c'è il video. Cioè adesso che metti il like, abbiamo già detto che è bello. Metti il metti like. Like, per favore. Noizi, io così. Lo so che tanto siete in Albania, quindi l'italiano lo parlate. Mannaggia il cazzo, fai un video con quattro piccioni sulla spiaggia, per favore, Per questa canzone con dici? I piedi che fanno chic chac. Ma lui è bravo, lui li mette sempre i piccioni. Hashtag piccione qua sotto, così fottiamo l'algoritmo e mandiamo il video in tendenze per supportare tutti i fratelli Shqiptari. Poi cosa vuol dire Shqiptari? Albanese. Ma non vuol dire figlio di puttana? No, quello è Shqiptarok, Shqiptarmot. Perché a me mi chiamo Shqiptari? Cosa vuol dire tuo fratello? Karen Goy. Karen, io la conosco, è abbastanza shisharoppo. Sai cosa vuol dire? Cazzingola, mamma tanche. Quindi ragazzi, con questa piccola lezione di fonetica albanese, il like l'hai messo, commento, hashtag piccioni, andiamo a sentire la canzone. Perché non ho sentito parlarci albanese? Perché quando ci sono stati gli sfollati nel 94, la mia famiglia, abitavamo a Gagliate, abbiamo ospitato tre famiglie albanesi. Tre? Tre. Tutte insieme? Perché avevo la casa grande. Ma vi davano le sovvenzioni? Avevo una casa grande perché ai tempi in Italia i nostri nonni ti facevano la casa abusiva e la facevi grande quanto volevi. Esatto. Quando nel 94 c'è stata la guerra, sono venuti quello. E abbiamo ospitato tre famiglie e qualche parola l'abbiamo imparata. Ma sono le parolacce però. E che cazzo devo impararmi il bon ton dagli albanesi? No, andiamo avanti. Vai! Noizi! Quindi like e sfera raccomando. Basta, spero. No, Noizi e sfera. Pezzo è bello, guarda, pensavo merda. Me lo sento volentieri perché senti come inizia. Allora, terza volta. Barlo mi ha detto rifacciamo, io non volevo più farla. E prima non hai preso l'audio e poi non hai preso il video e ora che cara hai rotto a me cazzo. Voi zecche di merda che festeggiate il 25 aprile. Mi avete rotto i coglioni. Questa è tutta la cattiveria vostra. Sì, cattivi. Allora, l'intro l'avete già vista? Sì, questa è la reaction al pezzo. Adesso vi rifacciamo la reaction, ovviamente spontaneissima, perché giustamente non abbiamo già tutte sentito le minchiate. Sai cosa facciamo? Facciamo una roba bella. Allora, la sentiamo alla fine. Diciamo adesso, vi diciamo cosa ne pensiamo del pezzo. Allora, e dopo riascoltiamo il pezzo. La roba più figa, secondo me, Gesù, del pezzo, che è stato molto fedele al campione, sia alla linea di basso, sia alla linea di sfera melodica. Quindi bello il campione. È sempre facile, secondo me, rifare una hit, anche se in Italia sono capaci anche a distruggerle completamente. Ecco, facciamo chiarezza. C'è chi in Italia ha provato a farle e le ha massacrate, rendendole così anche ridicole. È bello prendere le hit anni 90, 2000 R&B, portare nel rap, nella trap, nella roba urba. Sarebbe bello anche che chi ascolta poi si andasse anche a riprendere l'originale. Certo, ovviamente. Per avere una cultura musicale, mica per altro. Non è compito degli artisti dire vai a cercare, però già il fatto che riescono a riportarti una cosa carina, fatta bene, perché raga è innegabile, location è bella. Noizi ha un timbro vocale che raga è incredibile. Nonostante dica le stesse minchiate di sfera, che sono roba da disimpegno, qua, in questo pezzo intendo, è godibile. Perché quel tormentone Send Me Your Location è figo. E anche Sfera, dai, ha fatto una bella Sfera entra roba con un timbro incredibile. Sono due entrate, la prima di Noizi nella strofa, fighissima. Sfera nel ritornello, entrata fighissima. Ma anche l'entrata di Sfera comunque. Anche lo storytelling che fa lui su quanto scopa ed è quanto è meraviglioso. Lei che non si vede bene allo specchio, molto carina. Cioè, bello, è roba molto leggera, R&B, roba da buttare R&B, lì, capito? R&B, chiaramente come tema è l'R&B. Questo, bello, questo non vuol dire che il pezzo sia un pezzo rap, anzi è una roba molto pop rap, molto pop rap, nonostante ci sia l'inflessione di Noizi che cambia totalmente la faccia della canzone, perché se fosse stata una canzone solo di sfera sarebbe stato un buon pop, mentre Noizi con quel timbro molto pesante, più scuro, più anche la fotta che ci mette nel rappare, una roba mezza, non saprei neanche dirti, perché lui usa all'inizio flow drill, poi diventa un po' reggaeton, che è un OG che fa il puttaniers. E lo fai sulla drill, però. Sì, giusto. Cioè, Noizi comunque drill, quello che No, il primo boom, il primo flow di Noizi su questa traccia è drill. Sì. Che poi diventi una sorta di reggaeton? Love. Rap un po' più leggero, dove lui comunque rappa sempre, e non fa il Vai, vogliamo sentirla? Voglio solo dire, ragazzi, questo reaction girata tre volte per supportare i fratelli Shqiptari, quindi un bel like, commento, hashtag fada Shqiptarop, così fottiamo l'algoritmo, mi raccomando. Importante, non l'ho detto prima, mi lasciate la traduzione del pezzo sotto, perché voglio capire anche di che cosa parla. Esatto, il pezzo di Noizi. Alla fine è la terza volta che me l'ascolto, ma la terza volta che mi piace, quindi va bene. Cioè, è godibile. Ha superato il test.
basso strafigo, raga, che mi entra dentro così. Che riprende la linea vocale. Flautino sotto carino. Sì, è drill. Come rap? Ma mandami la location. Ma fate, ma inglese? Ma canta in inglese? No, è lo slang inglese. Ma come entra Sfera qua? Ma che carina che è. Sto strunz. Ti passo a prendere all'ufficio, ti rivesti in fretta e diventi pazza allo specchio quando non ti vedi perfetta. Ma non tengo baby non. Ecco. Hai ragione, stride, hai ragione. Un po' stride. Qui, proprio quando sale, l'autotune un po' mi infastidisce. Un po' stride, vai. Facciamo un TikTok. No. Mandami. È troppo figo quando è incredibile. Comunque ragazzi, se conoscete Noisy, mandateli questa reaction. Tanto lì in Albania l'italiano lo parlate. Se vuoi venire a trovarci, facciamo una grigliatina. Poi ragazzi, se siete anche interessati a vedere l'intervista che abbiamo fatto al Ghost, la trovate qua su questo canale, giusto per location. Vediamo la traduzione del testo. Io spacco tutto quando non siete capaci a scriptare dei cazzo di siti internet di merda in HTML. Non siete capaci. Ormai mi ci sono. No, vedi che è in albanese con delle frasi in inglese? Sì, why you driving me mad, giusto per dare quel tocco internazionale. Però non ci sono le traduzioni. No, non c'è. Sì, saranno giù le traduzioni in realtà. Io però preferisco che me le fate voi, che mi dite anche cosa significava secondo l'artista, anche perché lo conoscete meglio di noi. Sì, fa la traduzione, però può essere una traduzione anche letterale. A me o preferisco con Google Translator. Bravo. Ci scrivete qua sotto per favore la traduzione del pezzo di Noisy, per favore. Sì, sì, sono contento anche di aver sentito una roba del genere 3 volte stamattina. Oh beh, dai, 25 aprile. Sì, la liberazione. Sì, perché adesso che è finita, sì, mi libero. Ciao.